dice prima, una notizia di pubblica utilità che vi diamo in apertura, nulla di allarmante, però per la situazione meteorologica è stata dichiarata la non potabilità dell'acqua da parte dell'ACA e da parte appunto delle autorità sanitarie nella area servita dalla sorgente La Morgia. A scopo precauzionale dunque non può essere utilizzata a fini alimentari l'acqua in alcuni di questi comuni, in quanto si è riscontrato un aumento di torbidità dovuta alle eccessive precipitazioni atmosferiche. Una situazione che presto rientrerà nella norma, ma sono in arrivo le ordinanze da parte dei sindaci. Quindi vi diamo rapidamente l'elenco dei comuni coinvolti: a Batteggio tutto il territorio comunale, ad Alano, centro urbano, Case Gobeo, Contrada Oratorio, Prati, Colle Rotondo, Colle Sperduto e Sant'Agata; a Bolognano tutto il territorio comunale a eccezione di Piano d'Orta; a Catignano tutto il territorio di Caramanico ad eccezione delle contrade San Tommaso, Riga, De Contro e San Vittorino; tutto il territorio di Letto Manoppello e San Valentino; a Manoppello la contrada Carapelle, quella Montegrappa e Foce; tutto il territorio di Nocciano, Rocca Morice e di Serra Monacesca, tranne contrada Garifoli. A Scafa queste contrade sono coinvolte: Colli Superiori, Inferiori, da Mampioppo, De Contro, Tornaturo, Colle Mulino e le utenze sulla provinciale per San Valentino dal 32 al 46 civico. Coinvolti anche i comuni di Civitacquana, Cugnoli, Pesco Sansonesco e Pietranico. Arriverà dunque un avviso alla popolazione di questi comuni, ma nel frattempo è bene non utilizzare, ma solo a scopo precauzionale, l'acqua che è ancora torbida per il maltempo.